Sì, ma nelle medaglie che magari uno non si aspettava, però i numeri noi eravamo convinti che erano questi. Poi tu lo sai, hai tante volte fatto queste domande anche ai tuoi colleghi, ero sempre stato convinto che saremmo arrivati a 39-40 e poi sugli ori è qualche cosa che spesso non dipende certo dalle previsioni. Infatti abbiamo frantumato il record dei bronzi, però il numero delle medaglie eravamo convinti che questo potevamo arrivarci e l'abbiamo fatto. Adesso diventiamo una superpotenza, oppure ci confermiamo superpotenza già in chiave prima? Come tutte le cose nella vita, lo sport è più che mai complicato vincere, confermarsi è ancora più difficile. La Francia giocherà in casa, non credo che la Germania continui a lungo a avere sostanzialmente lo stesso numero di medaglie nostre, lo stesso numero di ori, però ci sono i presupposti per far bene. L'idea che avremmo potuto esserci noi, Presidente, di 3 anni, ti ha sfiorato qualcosa di più? Ma diciamo che ogni giorno uno ci pensa, però se uno si guarda indietro anche quello che sono state non tanto delle sconfitte, ma insomma dei momenti sicuramente tristi, ma non solo a livello personale, ma per lo sport italiano, per il CONI, per il mondo olimpico, secondo me sbaglia, per cui bisogna, l'abbiamo anche dimostrato di reagire, siamo andati a cercare, chiamiamole rivincite da altre parti, e mi sembra che abbiamo dimostrato di avere ragione. Cosa non deve succedere adesso, dopo questa grande estate italiana, questa grande attenzione per le Olimpiadi, cosa non deve accadere, di cosa non dobbiamo dimenticare? Chi fa il vostro mestiere non deve smettere di fare quello che in un modo straordinario state facendo da molto tempo. Ho tanto apprezzato che c'è stato questo enorme spazio sui giornali, sui media, sui social, sulle radio, con numeri record sotto ogni punto di vista. E c'è un problema anche culturale che mi sembra che forse finalmente si è sdoganato. Questo è fondamentale, sicuramente l'europeo ci ha aiutato, però è anche vero che poi ci ha caricato di responsabilità, perché magari si rischiava magari di avere un contraltare non positivo, invece paradossalmente quella spinta, quell'urto, quell'onda che aveva aperto il calcio è continuata e è ancora più forte, e di questo noi siamo molto orgogliosi. Per il resto dobbiamo occuparci di sport, evitare di essere coinvolti in altre questioni che con lo sport non c'entrano niente, ne faremo molto volentieri a meno. Penso che l'hanno capito abbastanza tutti. Noi diciamo grazie a voi per le emozioni che ci avete regalato. Cosa dice, Presidente? Ai detrattori? Ma già l'abbiamo detto, si commenta tutto da solo. E poi adesso sta arrivando Marcel, ma insomma abbiamo risposto come era inequivocabile. Chi sta nello sport sa perfettamente che oggi questi atleti sono sottoposti a controlli sistematici prima e durante e dopo le gare, tanto più se uno ha fatto dei record come è stato il caso di Marcel. Devo dire che la risposta migliore l'ha data, mi sembra, proprio Usain Bolt. Credo che su questo è abbastanza, come posso dire, la cassazione dell'atletica e della velocità.